Questo brano di Luca, capitolo 9, versetto 37, mi presenta una scena che io purtroppo vedo molto frequentemente, un papà disperato. Io vedo più mamme disperate che vengono a me parlandomi dei loro figli che o c'hanno a casa o che si portano appresso e mi dicono: Don Ambrogio, faccia qualcosa per questo mio figlio. E qui vediamo che i discepoli non riescono a liberare questo ragazzo indemoniato. Gesù stesso deve intervenire. Quante volte vengono da me questi genitori portandomi figli che non sono indemoniati, però sono ugualmente vittime del demonio, del demone della droga, del demone dell'alcol, del demone del gioco, del demone del non far niente, del demone di questo mondo che non ama i suoi figli, ma che li conduce alla disperazione. Quanti suicidi tra i giovani, quanti genitori che non sanno che cosa fare perché un figlio cresce, una figlia cresce e non trova la strada nella vita. E io non ho il cuore di dire a questa donna: ma tuo figlio non la troverà mai la strada nella vita, non vedi com'è conciato? Perché poi queste donne cominciano a dire: ma dove ho sbagliato? Ma dove ho? Cari amici, il diavolo non è presente solo negli indemoniati. Il diavolo è presente nei nostri peccati. Il diavolo è presente nei nostri vizi. Ma il popolo lo dice. Quello lì ha il demone del gioco. Quello lì è prigioniero del sesso, quello lì è prigioniero del bere, è prigioniero dei soldi, è prigioniero... Cari cristiani, teniamo presente che Satana purtroppo distrugge il mondo non appena nella maniera straordinaria che ha bisogno dell'esorcista, ma anche nella maniera ordinaria che ha bisogno della santità nostra e delle nostre famiglie. Che cosa fare? E dobbiamo pregare. Ma io prego e non cambia niente. No, no, non basta pregare dopo. Bisogna pregare prima, perché il Signore ci dia la sapienza dell'educazione. Quanti figli tirati su in maniera sbagliata. Reverendo, io sono una degli 8 figli che mia madre ha avuto. Io ho lavorato tutta la vita e quando ho avuto 2 figli non ho voluto che facessero una vita dura come la mia. Brava, e hai sbagliato tutto, perché gli hai dato tutto quello che non ho avuto io, ho voluto darlo a loro. Perché? Tu non sei cresciuta bene? Il lavoro ti ha spezzato le ossa, ma ti ha fatto bene. Questo tuo figlio che si alza alla 1 di mezzogiorno, questo tuo figlio che ruba per mettere insieme i soldi per farsi la dose, questo tuo figlio che non ha né arte né parte, non era meglio che lo tiravi su con il lavoro? Ma poi cosa devi dire, poveri genitori? Chi gli ha insegnato? Chi gli ha insegnato? C'è una scuola per genitori? Dovrebbe essere la sapienza dello Spirito Santo. E allora io quando incontro tutte queste situazioni di questo papà che porta il proprio figlio indemoniato da Gesù,
o di questi genitori che mi portano o mi parlano dei loro figli non indemoniati, ma ugualmente vittime dei vizi, dei peccati, di una vita fallita dove il demonio regna, io dico: non giudichiamo nessuno, amici, guai a noi, guai a noi. Ma preghiamo, preghiamo, c'è bisogno di una nuova Pentecoste. C'è bisogno che lo Spirito Santo discenda ancora sulla terra come ha fatto in un mondo come quello romano che era rovinato come il nostro. E lo Spirito Santo ha creato la Chiesa e ha salvato l'umanità. Vieni, Santo Spirito, ancora oggi. Vieni nei genitori, vieni negli educatori, vieni nelle autorità che guidano la società affinché abbiano a cuore la gioventù, abbiano a cuore il loro lavoro invece di fare tanti balletti di potere, tanti balletti è mio e tuo, la mia percentuale è più della tua. Oh Signore, quando tu darai questa sapienza a coloro che ci guidano, politici, amministratori e genitori?